Ciao ragazze, oggi video spacchettamento perché sì, è appena arrivato un mega paccozzo, eccolo qui, è super pesante, fatemelo poggiare sul tavolo, ok, è appena arrivato un pacco, questo pacco viene dall'Italia perché mi è stato inviato dai miei genitori, che saluto, un bacione ad entrambi perché sicuramente staranno guardando questo video. All'interno ci sono regali, ci sono scorte, provviste, qualcosina di abbigliamento che ho richiesto io, ecco, diverse cosine che mi servivano e anche qualcosina di mangiureccio tipicamente sardo e nulla, voglio spacchettare questo pacco con voi, lo voglio aprire in diretta con voi. Mi sono armata infatti di forbici, eccole qui, e direi di aprirlo subito perché sono super curiosa di vedere che cosa c'è dentro. Sì, adesso pesco i prodotti così a random, li tolgo fuori dal pacco e ve li mostro tutti. Allora, la prima cosa che trovo, sono super emozionata. Allora, la prima cosa che trovo è questo pigiamino, la parte sotto di questo pigiamino. Eccolo qui, questo è un pigiama di The Zenith, ve l'ho mostrato anche in un altro video, se non sbaglio, in un video haul, questo qui, carinissimo con le ghiande. Questo è un pigiama primaverile perché qui sta facendo già tantissimo caldo, quindi mi serviva un cambio, un pigiama primaverile, visto che mi stavano inviando il pacco, ho pensato bene di farmelo inserire, di includerlo, ecco, perché mi serviva assolutamente. Poi vado assolutamente a random, trovo queste all'interno di questa busta che adesso no, vabbè, cosa ho visto? Ve li mostro subito dopo dei dolci buonissimi sardi. Allora, poi che cosa trovo? Trovo delle ciabatte nuove, tra l'altro. Eccole qui, perché praticamente ho consumato, ho letteralmente devastato le mie ciabatte e adesso ho soltanto le ciabatte, diciamo, infradito, quindi mi servivano delle ciabatte nuove. Qui si annuvola, esce il sole. Non badateci più di tanto, quindi ciabattine nuove, queste qui della Rocks, e sono molto carine perché sono di questo color, vabbè, la suola è bianca, ma sono di questo color rosa tenue barra malva. Non so se riuscite a notarlo con questa luce, comunque grazie, grazie, grazie perché mi servivano. Poi, cosa vi stavo dicendo? Ho visto che ci sono questi. Parliamone, questi sono i savoiardi, sono praticamente dei dolci, dei biscotti tipicamente sardi e io li adoro i savoiardi, che buoni! Grazie! Fantastici! Si sente anche il profumo, tra l'altro. Questi saranno fatti fuori, in men che non si dica. Love, love, love! Poi, che cosa trovo? Trovo questi. Questi sono dei semplici pantaloni della tuta, pantaloni sportivi, leggings classici, questi neri lunghi di The Zenith. E mi servivano, insomma, dei pantaloni comodi per quando sto in casa oppure per quando esco per fare delle commissioni rapide. Tra l'altro, qui nel residence c'è anche la palestra. Sì, e si tratta di un servizio incluso nell'affitto, nel prezzo dell'affitto. Quindi adesso ho i leggings, ho le scarpe sportive e posso iniziare a fare un pochino di sport, un pochino di movimento, speriamo di farcela. Fate il tifo per me, anche se guardando il pacco i miei genitori non mi aiutano perché è pieno di dolci. Infatti trovo, no vabbè, parliamone. Mi hanno messo questi biscotti cookies della Milka, quelli con le noccioline. Che buoni! Io adoro questi biscotti della Milka. Miammi, vedete, non mi aiutano con la dieta. Parliamone, ragazze, parliamone. Questa è la nocciolata della Novi, simil Nutella, ma con ingredienti decisamente buoni, molto più buoni. È la crema, appunto, Novi, 45% nocciole, specialità da spalmare. Questa non l'ho mai provata, però ero molto, molto curiosa di provarla. Io adoro quella di Rigoni, però quella ha una confezione, un pack in vetro, quindi per evitare qualsiasi tipo di danno, mi hanno inviato questa perché la confezione è in plastica dura.
nocciolata della Novi, non vedo l'ora di assaggiarla. Attentato alla dieta praticamente. Poi che cosa trovo? Trovo questi due confezioni dei miei biscotti preferiti in assoluto. Questi qui sono i magretti di Galbusera, eccoli qui. Ve ne ho parlato diverse volte di questi biscotti, lo sapete, sono tra i miei preferiti in assoluto perché sono dei biscotti leggeri, poveri in grassi, con latte scremato, malto d'orzo e miele. E vai, dei biscotti buoni per fare colazione. Andiamo avanti, e che cosa vi mostro? Vi mostro queste. Ah, queste le trovo anche qui, però sono ben contenta di averle trovate nel pacco perché io adoro questo mix di noci, noccioline, anacardi e, se non sbaglio, anche mandorle dell'Alesto. Queste si trovano da Lidl e ve le straconsiglio perché sono ottime. Poi ragazze, la frutta secca fa benissimo, ovviamente mangiata nelle giuste quantità senza esagerare. Buone, 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 queste anche per la merenda. Poi cos'altro trovo? Trovo questi. Questi sono dei tè della Lipton Forest Fruit. Questi non li ho mai provati. Queste sono le confezioni fatte così a piramide e sono appunto Forest Fruit, quindi frutti di bosco, lampone, ciliegia, mirtillo e fragola. Io sono un amante del tè, quindi sono curiosissima di provarli e di assaggiarli. Cioccolati Perugina, i baci Perugina, nella versione però al cioccolato bianco, e questi in realtà si trovavano già a casa perché me li ha regalati Edoardo per San Valentino, però visto che non rientrerò a casa nei prossimi mesi e visto che probabilmente sarebbero andati a male e visto che sono i miei cioccolati preferiti, me li sono fatti inviare. Gnammi. Non so più dove mettere le cose, tra un po' cadrà tutto sicuramente. Poi mi hanno inviato questi. Questi sono praticamente dei libri antistress da colorare. Questo ad esempio me l'ha regalato sempre Edoardo per San Valentino, però ecco, per una questione di peso nella valigia non l'avevo portato con me. Non so se conoscete questi libri antistress. Ecco, questo è nella versione esplosioni di colore della Newton, sì. E niente, io li trovo molto carini, rilassanti, e vedete all'interno ci sono poi diversi disegni da colorare. Poi che cosa c'è? Ci sono questi. Questi sono, ci sono anche dei capelli, fantastico. Poi ci sono questi. Questi sono praticamente i plum cake della Piacersi di Conad. Ben due confezioni di plum cake. Eccoli qui, sono anche un po' schiacciatini purtroppo. Questi io li adoro, sono fantastici perché sono dei plum cake, si dice plum cake tra l'altro. Abbastanza leggeri perché sono con yogurt magro e sono senza zuccheri aggiunti. Io li trovo perfetti per la colazione. Ve li ho mostrati anche questi in qualche video sui prodotti finiti mangerecci. Comunque, se non li conoscete, sono questi qui e ve li straconsiglio. Altre noccioline, quindi altra frutta secca, noccioline sgusciate del marchio Carrefour. Amo, amo la frutta secca, noccioline, anacardi, mandorle, noci, di tutto. E queste le ho già provate, sono fantastiche. Poi, che cosa mi hanno messo? C'è tantissima roba ancora. Ci sono sacchettoni di roba da mangiare, come se io qui fossi sprovvista di alimentari. Vabbè, allora, cosa mi hanno inviato? No, vabbè, questi io li amo. Questo è praticamente del formaggio, il grana padano, fatto però a pezzettini piccolini del marchio Conad. Sono degli snack appunto di grana padano e questi li amo, li compro sempre, e me ne hanno mandato due confezioni, eccole qui. Qui sta venendo fuori una profumazione di formaggio che ve lo dico a fare, paradisiaca, ovviamente se vi piace il formaggio. Ho appena tirato fuori questo sacchettino perché qui ci sono le mie medicine per la tiroide, per lo stomaco, mal di testa, cervicale, una vecchietta, non ve le mostro perché non è niente di interessante. E a parte profumazione formaggio, perché qui è pieno di formaggio, andiamo avanti, sì, altro formaggio per restare in tema, Parmareggio, l'ABC della merenda. Io questi li amo, sono delle confezioni piccoline, come vedete, perfette per la merenda, appunto ve l'ho detto, del marchio Parmareggio. Io la chiamo la marca col topo, perché appunto c'è il topolino, e c'è
il formaggio, lo snack di formaggio parmigiano reggiano, poi ci sono i grissini e il frullato di frutta, 100% frutta, gusto pesca, gnammi, questo me lo papo oggi, sicuro. Poi, vabbè, qui ci sono altri formaggi, poi abbiamo questo salame, fantastico, del Conad, ovviamente, e salame negronetto, sarà felice Edoardo. Altro formaggio confezionato, questo semistagionato. Ci sono vari cioccolati che mi sono stati inviati da due mie zie, ovvero zia Anna, la mia madrina, e zia Rita. Un bacio enorme ad entrambe, quindi ci sono cioccolati vari, questi qui con la nocciola, gianduia, grazie, grazie, grazie anche a voi. Poi che cosa abbiamo? Altro cioccolato che sia anche rotto, ma non importa, l'importante è che sia buono. E questo è il cioccolato della Perugina, il tablò nella versione fondente, non vedo l'ora di assaggiarlo. Ho praticamente la scorta di cioccolato da qui a mille anni. Poi ci sono altri biscotti, anche questi tra i miei preferiti in assoluto, ovvero gli Oreo classici, questi nella versione original, love love love, io amo gli Oreo, top, anche questi li mangerò sicuramente a colazione. E la dieta si fa sempre più difficile, Martina. Poi qui che cosa c'è? Ah, qui c'è della roba. Non so se vi interessa, comunque ci sono delle maglie da utilizzare in questo periodo. C'è, vabbè, ve le mostro rapidamente, c'è questa camicetta da utilizzare in questo periodo perché ormai i maglioni sono troppo pesanti e fa troppo caldo, quindi avevo bisogno di qualche maglietta primaverile, una tipologia di maglia, ecco, abbastanza leggera da poter utilizzare tranquillamente senza sudare anche in questo periodo. Poi abbiamo questa qui color senape. Poi abbiamo questa qui bianca e blu a righe e poi abbiamo questo qui che è uno dei miei maglioncini barra felpine preferite, questa qui con i fiori stampati. Ok, abbiamo quasi terminato, sì, mancano soltanto gli ultimi prodotti di make up, quindi di trucco e di beauty, cura della persona in generale, che ho deciso di farmi inviare da mia madre perché sono dei prodotti che ho lasciato a Cagliari, che non mi sono portata qui soltanto per una questione di valigia, di spazio e di peso, ma sono dei prodotti per me must have, anche se c'è anche qualcosina di nuovo, e ho deciso insomma di farmelo inviare da mia madre e da mio padre, e vediamo appunto che cosa c'è. Molto rapidamente vi mostro questo, che è un classico sapone per le mani, anche se classico non è, ecco, perché è uno dei miei preferiti in assoluto, quindi sapone per le mani, lavamani, riso venere di Bottega Verde, delicato, e questo lo amo, ve ne ho parlato anche nel video dei 15 prodotti che utilizzo tutti i giorni. Poi che cosa trovo? Trovo questo, sì, questo è il detergente viso e occhi senza sapone di Giardino Cosmetico, anche di questo ve ne ho già parlato sempre in quel video e lo amo, fantastico per la pelle misto grassa come la mia. Qui che cosa c'è? Tutto ovviamente nelle bustine di plastica. Un altro detergente per il viso, questo qui di Benecos, anche questo lo stavo utilizzando da qualche mese e voglio provarlo anche qui perché ve l'ho detto, ultimamente la mia pelle è abbastanza capricciosa e ho bisogno davvero di prodotti sgrassanti e purificanti, e questo appunto è il gel detergente per il viso all'aloe vera di Benecos. Poi che cosa c'è? Ci sono due elastici sempre sempre utili, gli elastici per capelli, poi altri prodotti di beauty, cura del viso, cura della persona, e trovo, sì, eccola qui, Beauty Farm di Neve Cosmetics, questa è una maschera, è un 2-in-1, maschera e detergente per il viso, latte detergente per il viso, e questa è quasi terminata, quindi le ho detto sì, mandamela così la termino e la posso gettare, ovviamente prima che vada male, perché questa ha un PAO davvero breve, sì, 12 mesi, e questa è aperta da più di un anno, e questo prodotto Beauty Farm di Neve Cosmetics, io lo adoro e ve lo straconsiglio. Poi che cosa c'è? Un altro prodotto che è quasi terminato è questo di Geomar, lo scrub cremoso delicato per il viso, anche di questo ve ne ho parlato in un sacco di video, quindi ragazze sapete perfettamente la mia opinione. Altro prodotto che già conoscete, anche questo quasi terminato, è la maschera all'argilla verde propoli, salvia, acqua di Amamelis di Anthos, infatti vi mostro che
è praticamente terminata, perché quando sono partita mancavano sì giusto un 3-4 applicazioni, vedete, si vede il fondo, e di questa ve ne ho parlato nel video dei bio preferiti dell'ultimo periodo. Si sta cadendo tutto. Altro detergente per il viso, gel detergente per il viso, ho la scorta per tutti i 6 mesi praticamente. Questo è lenitivo rinfrescante di BioEarth, eccolo. Poi che cosa c'è? Crema, sì, crema idratante attiva per il viso, sempre BioEarth, eccola qui. Questi prodotti non li ho ancora provati, quindi ve ne parlerò in seguito. Poi che cosa trovo? Trovo questo. Questo è un prodotto di Roger et Gallet, che tra l'altro è un marchio francese. Questo l'ho vinto in un giveaway di una ragazza che adoro, Mil Coffee 1973, un bacione tesoro. E questo è praticamente un crema doccia, un bagno schiuma, quindi bello cremoso, bello idratante, e non vedo l'ora di utilizzarlo. Non mi ricordo, anzi, al fico, la profumazione è al fico, e non vedo l'ora di provarlo, ve l'ho detto. C'è questo bollitore fantastico, questo mi serviva perché qui non riusciamo a trovare un bollitore così piccolino da utilizzare per il latte oppure per il tè e le tisane. Dentro ci sono salviettine struccanti della Fresh and Clean, queste mi piacciono tantissimo, e le lanciamo in terra. Poi c'è questo deodorante che avevo lasciato a metà, deodoranti di Benecos, questi della nuova linea, questo all'albicocca, non mi fa impazzire, ecco, però ve ne parlerò in seguito. E poi c'è questa Cicalfate di Aven, e si tratta di una crema riparatrice per i brufoli. Questa è ben utilizzata, questa è fantastica, e appunto c'è il bollitore. Adesso vi mostro il contenuto di questo ultimo sacchettino, e qui c'è il make up e ci sono anche alcuni nuovi prodotti che ho comprato quando ero ancora in Italia, prodotti Colourpop, Avon, che insomma stavo aspettando di ricevere, però nel frattempo sono partita, quindi me li hanno inviati qui. Ah, qui c'è un altro premio che ho vinto nel giveaway di Mil Coffee 1973, Carmen, questo Lip Chubby Matte di Debbie, questo è praticamente un rossetto in stick, non so il numero, 06 magenta, non vedo l'ora di utilizzarlo, guardate che figata. Magari di questi prodotti ve ne parlo meglio in qualche altro video, adesso vado rapida. Poi che cosa c'è? Ah, c'è anche un braccialetto, il mio braccialetto verde, questo qui porta fortuna perché si era rotto il gancetto, vedete qui ho sempre l'altro. E adesso abbiamo anche il fratellino con la perla, porta fortuna e scaccia malocchio. Poi che cosa c'è? Ah, le avevo chiesto le avevo chiesto di inviarmi 2 mascara, perché sto terminando praticamente tutti i mascara che ho portato qui a Tolosa, e mi sono fatta inviare queste 2 mini taglie, questo qui di Sephora, ve li ho mostrati in un recente video haul, e questo qui fantastico, ve ne ho già parlato, il Better Than Sex di Too Faced, quindi scorta di mascara. Infine vi mostro gli ultimi prodotti, e sono dei rossetti, i rossetti Avon della nuova linea di Avon, la linea matte, che pare che sia addirittura superiore ai rossetti matte di MAC, ho qualche dubbio ma staremo a vedere, e 2 tinte labbra di Colourpop. Queste sono praticamente delle tinte labbra matte, infatti si chiamano Ultra Matte Lip, e il marchio Colourpop purtroppo non è reperibile qui ma soltanto all'estero, se non qui è reperibile soltanto grazie alle rivenditrici, infatti questi li ho comprati grazie ad un ordine cumulativo. E sono le colorazioni, non so se le conoscete ma sono abbastanza famose, sono le colorazioni tulle, sono bellissime, fantastico questo color marrone, marrone carne, non vedo l'ora di utilizzarle, una volta indossate ve le mostrerò di sicuro su Instagram. E poi la colorazione More Better, wow, parliamone, fantastico, questo è un color magenta, fucsia, non ho parole, emozionanti questi colori. E poi ci sono appunto i rossetti matte di Avon, anche qui ho comprato 2 colorazioni, la colorazione Marvelous Mocha, questi sono impacchettati, e la colorazione Berry Blast, e sono questi qui. Adesso sinceramente non so se riesco ad aprirveli in tempi brevi, forse sì. Bellissima anche la confezione così in vellutino. E questa è la colorazione Berry Blast, molto simile alla tinta, devo dire.
Bello, bello, bello. Queste sono le colorazioni tipicamente da Martina, cioè sono delle colorazioni perfette per me. E poi vi mostro la colorazione Marvelous Mocha o Mocha, forse Mocha. Praticamente questo color Kinda Sexy, sì, è praticamente identico a un cappuccino color carne che vira però sul marrone. E niente ragazze, questo è tutto. Questo era il contenuto del paccozzo, che ormai è vuoto. E niente ragazze, so che è un video abbastanza, anzi forse completamente inutile, però io ci tenevo a condividere, ecco, questo momento per me emozionante con voi. Non vedo l'ora di provare tutti i prodotti nuovi, non vedo l'ora di mangiare tutte quelle golosità. E niente, se conoscete questi prodotti, se volete lasciarmi qualche commentino, fatelo pure perché mi fa super piacere. E fatemi sapere se vi piacciono questi video spacchettamento in diretta. Io vi saluto, vi mando un bacio grande e ci vediamo sicuramente nel prossimo video. Ciao!